Sta arrivando un ciclone tutto piacentino, un ciclone che si chiama Nina Zilli! Buonasera Piacenza! È per me un grandissimo piacere essere qui, era qualche anno che non cantavo nella mia terra e quindi ho la solita domanda di rito per voi. Siete pronti per un po' di musica soul? Solidarietà chiama e Piacenza risponde. Anche così si combatte la paura dell'alluvione, la paura del fango, il terrore che quell'onda ritorni. Se 20 artisti hanno deciso di unirsi ieri sera al Palabanca e dire che chi si è sentito ultimo e dimenticato quel 14 settembre potrà contare di certo sul cuore grande di Piacenza. Tutto esaurito infatti alla serata Sosteniamo Piacenza, che ha visto come testimonial d'eccezione tra i tanti Filippo Inzaghi, Nina Zilli, Fausto Leali, Alexia e l'orchestra italiana Bagutti, oltre alla simpatia dello Zodi 105 e cabarettisti di Zelig. L'intero incasso della serata, organizzata da Be Wonder del regista Andrea Baldini, Piacenza Musica di Matteo Magni, HPI Event e Bagutti Eventi, è stato devoluto ad Ampas, che destinerà la somma raccolta ai piacentini più colpiti dall'alluvione. Ci sarebbero tante persone che dovrei ringraziare, troppe. Io ringrazio le Proloco perché questa sera la Proloco di Borgonovo, la Proloco di Vigolzone, la Proloco di Podenzano si sono impegnate tanto e ce ne sono altre e sono qua in tantissimi, hanno sposato questa causa. Un grazie ovviamente per la sensibilità e un grazie alle 14 pubbliche assistenze del territorio, non solo, alle 112 pubbliche assistenze che sono intervenute e ci sono state vicine in questi momenti. A presentare la serata i giornalisti Giorgio Lambri e Marzia Foletti di Libertà e Telelibertà, che hanno ringraziato per la collaborazione Comune di Piacenza e Provincia e per il patrocinio Camera di Commercio, Piacenza Expo e Piacenza per Expo. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente e nei dubbi di quei tuoi probabilmente sei quel nodo in gola che non scende giù. È una serata speciale in quanto so che il mio piccolo contributo può servire a qualche cosa. Questo, non so se avete notato, ma nella vita sempre gli artisti si sono sempre presentati per primi a queste cose qua. I politici un po' meno. Stasera siamo qui perché dobbiamo alzare la voce per far arrivare ai nostri governanti che non bisogna dimenticarsi, non dobbiamo dimenticare che qua stiamo vivendo veramente un periodo difficile. La gente si tira sulle maniche e va avanti da sola, però non, così non va bene, assolutamente no. Durante la serata non sono state volutamente proiettate immagini dell'alluvione, non per sminuirle o perché si voglia dimenticare, ma solo perché ora è tempo di ricominciare. Piacenza ha dimostrato di volerlo e di saperlo fare.